puttana cara. Ma certo potete dare a me assolutamente. Sapete che tengo i miei poveri. Quello che io tu. Ah! Una collezione di francobolli, o certamente. Ah, anche una bicicletta col portuco. O porta parte. Certo, saranno altre tanti su tramite, la buonanima e la di suo marito, assolutamente. Oh, mi occorre nulla, non so a scrivere un libro, giuggiole. Oh, nulla? No! Diciamo che passerò da lei in giumanese. 16. Devotamente, riparto le manine di madre perla. Buona sottina quando volete. Arrivederci, certamente. Arrivederci. Adesso mi vuole la stessa cosa. E questa è la prima. Allora, bicicletta porta pacchi. È franco buco. È franco buco. Chi c'è adesso? Ah, donna Serafina, alla lunga. Oh, donna Serafina! Ma oh, buongiorno, devotamente, sono il vostro buongiorno. Assolutamente, irrinunciabilmente, devotamente, pievolmente, assolutamente, vi bacio le manine, assolutamente. Come dite, tante cose vi ricordano di lui. Mandate a me, tengo sempre i miei poveri, assolutamente, certamente. Non va bene piangere, piangere sì, ma come i violini suonati da un flauto di pan. Come? Ma qui siete come la candela e se sbattete dal vento conoscete. Assolutamente! Donna Serafina, sì, mi va? Buongiorno, don Edoardo. Buongiorno. Accomodati. No, non vogliamo disturbare e poi andiamo di fretta. Accomodati, mi libero di una faccenda di lingua. Ma vi bacio le manine, i piedini, i gomiti e tutto il corpo di madre perla. E passerò intorno alle 16:30 da voi. Assolutamente. Devotamente. Oh, mi occorre nulla? Astine di pulizia, giuntole? Assolutamente. Certamente. Don Giacinto Cammarone, mamma mia, ma siete di una bellezza oggi, di un'eleganza esagerata. Grazie, don Eduardo. Però, questo vestito è nuovo. No, è sempre del mio sarto Rubinacci. Volevo per dire, si vede dal taglio. Buongiorno. Dove viene andare di bello oggi? Di bello. Io esco per il mio impegno, altrimenti me ne sarei a casa, tranquillo e sicuro. E perché, scusate, non ho capito. Perché qua non si sa mai cosa mi può capitare. Voi uscite, è piccata una pianta dal balcone del tutto piano. O il meno che mi può capitare, non vedete un marciapiede e vi rompete un femore. Non è qua, non si sa mai. Qualche malintenzionato. Scusate l'ansia, voglio dire, come la tirate, voglio dire. Allora pure a casa vi può mancare il pavimento sotto i piedi. E chi lo mette? Appunto, quindi che fa? È quello che dico ogni mattina. Esco o non esco? Esco. L'affronto qui o l'affronto là? Affrontatelo qua. No, andatelo là. Portatelo a casa ospite. Oh, dunque. Caro Don Edoardo, io devo uscire perché devo fare il giro dei miei negozi, altrimenti... Appunto, deve fare il solito giro per vedere come funziona il suo negozio. Certo. L'occhio del padrone. In casa il cavallo. E voi, don Edoardo, non uscite? Non credo, assolutamente tengo, ho delle cose da sbrigare. Non so, non garantisco, donna Graziella, assolutamente. Diciamo che se vi libero volentieri, ecco. Beh, togliamo il disturbo. Posso? Andiamo, perché andiamo. Buongiorno, don Eduardo. Arrivederci, buona giornata. Allora, dopo, se li caffè. Si può caricare, figlia di te. Ma guarda un po', sta uscendo col petto di vino.
Lei o lui? Ah. Vai a vedere chi è. Buongiorno. Come va, Don Edoardo? Probabilmente Don Edoardo si va ripigliando, sapete? Non si riesce a capacitare di aver dovuto ricorrere a voi, quello è un uomo d'affari. Dai. Siete voi, donna sorrentina? Ah, sì, mi vado a accomodare. Sono io, caro, come va? Vi è passata la collera? Un po'. Alla non tanto, devo dire. Sono arrabbiato con me, prego. L'ultima rancata, sono arrabbiato con me, soprattutto con loro. No, questo no. No, Edoardo, no. Voi che ne potete sapere? Sono Sorrentini di divano. Io? Donna Sorrentini, parliamoci chiaro. Se non era per voi, io... Sapete che sono un uomo da tavolo verde? Io mi sono trovato là, a giocare per caso. Lei dico, cominciamo con quei fagioli e ci troviamo con i piatti da 3.000 lire secche secche. Voi sapete, quelli hanno iniziato a giocare e io mi sono trovato, come dire, uè, ma che tenete, mi stato un artist! No, e io invece volevo dire no, sono un uomo. È un uomo? È un uomo, guarda, lo so, sì. Me l'avete detto. Ve l'ho detto. E io che faccio? Io mi metto scorne campane! Mi metto scorne campane, non era per voi che mi tiravate con le reti, Gianna Sorrentini! Ma non mi metto scorne, ma no! Carlo, sì. So, ma voi adesso... Voi siete una prima, una prima, Ci sono un paese. Sì, ma di che volete? Con voi. Con me? Sì, ma forse... a proposito, voi come state, donna Sorrentino? Vi è passato tutto? Sì. Come vi sentite? Bene, grazie. Sì. Oggi la serva vi porta la collezione di pipe. Ah sì, ma avete fatto come ho detto io? Avete temperato a cambiare i mobili, la disposizione? Avete lucidato con spirito per togliere quell'odore di tabacco? Sì, ho cambiato anche la tappezzeria. Ebbene, hai messo un rosa a te? No. Un rosa a te? No, ho messo un rosa pallido. Ma non è servito a nulla! Come niente! Che volete, Don Edoardo? Non lo so. Io non le auguro a nessuno! Le sciagure mie! Ma sì, e perché dite questo? Donna Sorrentini, voi siete una donna ancora giovane! Su! Bella! Siete ancora giovane, eh? Su. Don Edoardo! Voi, la situazione di una donna giovane e vedova! Già ve ne immaginate! Sì, come no, me la immagino! Non mi dispiace! Ma voi non dovete fare così, altrimenti non c'entra il fisico! Su, via! Vedrete che, come dire, si troverà un'altra soluzione! Io vi credevo anche un po' più forte, dico la verità, donna Sorrentino, non mi facevo così debole nell'animo dello spirito! Oh. Parzialmente, amico, c'è il cuor d'occhio! Parzialmente, ma... Scremato! Il problema è un altro, Don Edoardo! Qual è? Il problema è Don Edoardo. È nata a voi, quale problema te ne dico? Il problema è l'inconveniente dello stesso. Quello è l'assenza. Ma vostro marito, la buonanima lì, vostro marito Don Cesare, è là, adesso. E voi, mia cara, dovete fare di tutto per affrontare questo problema di vostro marito. Voi dovete piantare l'idea in lui che vivrà sempre nel cuoricino vostro. Parlare bello, Don Edoardo. Voi siete una musica, ma io è qua, sulla terra e a Napoli, che me la devo sbrigare. Che vi devo dire, Don Edoardo? Ma io non dormo la notte, voi come se non dormissi. Oh, allungo la mano e che trovo? Che trovo? In nulla, in nulla. Mi alzo, mi prendo un sedativo, ma zac! Chi mi vede? Bell'uomo alto 2 metri, nudo, che sta facendo ginnastica, Don Edoardo ginnastica. E poi quando scendo la mattina, chi vi trova? Ma io non vengo con voi, non lo posso sapere. Don Carmelo! Don Carmelo, invece lo so, quello è alto così,
occhi dei rotelli e tagliati. No, lo so. E ogni tanto si passa per su di la barba. Io, la barba di Don Carmelo, me la sento. Chi che schifo? E chi ci compra la carne da qui? E chi per chi vivi? Scusate, ma perché la barba, io mi raggo sempre con una paglietta apposta perché il pelo potrebbe dar fastidio, no? Mi avete fatto male. Ah, ecco. Don Eduardo, la femmina fa pepenza. Oddio. È tutto un altro mondo. Un mondo peloso. Ehi, chiamatelo come volete. Sono le differenze che contano. Ma sì. Don Eduardo, voi siete portati le differenze mie. E io sono portata le differenze vostre. Va bene, sì. C'è un'idea. C'è una soluzione. E qua? Sì, c'è una piccola soluzione. Quale sarebbe? La devo dire? Sì. Ecco. Diciamo così, la via ultraterrena. Non vi capisco. Il trapasso. E... Voi a chi appartenete? Per sempre. Che apparteneva al vostro marito Don Cesare. E acqua passata. In passata, presente. Perché noi, mia cara, se vuoi andare di qua e di là a compromettervi, significa che quando lontan sia morirete, e vi compromettete al vostro marito, se per caso vi siete compromessa un po' là, come la bevaglia va di qua e di là, questo marito non ci va. Allora ce l'abbiamo per te. Si può fare così. Spiritismo. Spiritismo, spiritismo. Voi a che parte ne abbiamo detto a vostro marito Don Cesare? Voi, Don Eduardo. Voi. E concludiamo un attimino attraverso una seduta spiritica. Certo, con un medium si può fare. Noi concludiamo, diciamo, voi Don Cesare, il corpo finisce, ma la carne no, diciamo così, le esigenze no. Allora dico, sistemati per un paio orette nel mio corpo, e ricongiungiti a tua moglie, è tutto di risolto, una bella seduta spiritica, però ci vuole un medium. E voi avete uno sotto mano? Ah, come no, questo, Un genato. È un medium altro. E allora che aspettiamo? Facciamolo venire subito. No, gli ci vuole tutta una vigilia di raccoglimento. Fate dare un'occhiata alla mia agenda. Domani? No, che domani? Ma stai scherzando? Sì. Fra un mese, ecco, vedo un buco fra un mese. Diciamo così, intorno alle 14:30, fra un mese, va bene? Ecco, arrivederci. È stato un piacere. E vengo qui, dove tu? Venite qua, facciamo a casa mia o a casa vostra? A casa mia. Oh, te li cuori. E fate voi. Voi. E un po' di musica? Ah, sì, la sapete quella. Dici, dai, una musica. Va bene, allora ci vediamo direttamente fra 3 mesi alle 16:30. Ma avete detto fra un mese, non alle 2. No, avete capito male. Quella non si può, 3 mesi, ci vogliono 3 mesi alle 16:30. Ma come non avete detto alle 14:30, Don Eduardo? Troppo vicino basta, quello se blocca qua. No, facciamo le 16:30, andate. Ah, e sia, Don Eduardo. Chi è c'è il sottile? Ragazzi, passare c'è un'altra situazione un po' davanti. Troppe sedute spiritiche. Io uno solo, non ho capito. Vanno già riposare. Andiamo avanti con la voce, che dico? Io non ce la faccio più. Qua mi devo riposare. E quando mi guardo non ci sta rimanendo più. No, tu non ci sta. Ci sta la carne. Ma voi non la desiderate, non è buona. Ma chi? La donna Sorrentini, ma l'hai vista tu? A me ci interessa solo una cosa, a me non si può dire, ma a me interessa una cosa. Ti mandi il pensiero a prima mattina, se tu... Non te dà, su questo gruppo non c'era tu. Lo so. Che vi devo dire? Sarà destino? Ma? Ma tu non sapevi delle cose da fare? Perché? Fa qualcosa. Che vita, che vita. Ma che faccio? Sta di nipote. Dennai, io prima poi li caccio, Ah, come faccio la donna Sorrentino? Quello non fa 3 mesi che fa di quella sulla spedita. Dennaro! Ragazzi, una volta per te, sei spinto. Ehi, Dennaro! Dennaro, chi è? Ehi!
potete andare, questa è una donna sposata, per piacere io con le donne sposate, sì, no, questa è una donna sposata, perché... E con me, ma vada la finita, no, per piacere mi impogliate, non la donna per sempre. Quanto sei bello! Ma io? La donna era di strada, la cravatta di un vestito rosso. La cravatta rossa. Grazie, lo voglio bene, non è tua.
cos'è una moglie? Allora, se io sono, non so sposato. C'è mamma. C'è sorella. No. C'è sorella. Ah, sorella. No. E sangue prestato. Sì, prestiamo, non ti interessa. Le vostre moglie meriterebbe un per cento fenomenale. Eh? Ed è per questo che mi invidiano. Perché ho lei, e forse pure voi nel vostro intimo qualche pensierino ce lo fate. Ma Giacinto, ora appena finito di vantarti per la finezza e l'eleganza di voi. Come no? E sarà pure la finezza e l'eleganza mia, come dici tu, che dà fastidio a Don Edoardo. Quando va? Stamattina scendendo, ho guardato negli occhi del portiere, si leggeva, si è fatto un abito nuovo. Che schifo, qui si cammina sui chiodi. Tanta cinta, fate una cosa, no, uscite di casa col martello, po' schiacciati i chiodi, Non ne va, dice, lasciamo perdere. Ah, lasciamo perdere. Noi andiamo via. Andate. Andiamo, Don Edoardo, arrivederci. Signore,
signor Cesare! Presentati nelle vesti di Don Edoardo! Fatti onore che sono 2 anni che non voglio Oculi! Oculi! Eccolo qua, arriva! Cesare, Cesare! Poca luce, che si può fare tutto scosto, cambia qua dentro! No, che è successo? Dove sta qua? Mi illuminerei a mo' come si cambia tutto qua! No, mi illuminerei! Vogliono le vedo, io non ci credo. L'America, l'America.
che è uno dei più potenti stati del mondo. A chi appartiene secondo te? Alla Ford? Sì. Alla Trust? Ai Trust? Sì. Alle banche? Ma anche alle vedove. E donna Graziella Camarota. In questo momento la America mia. Hai capito? Dite. Dite, ma non pure italiano. Natura, sì, ma che non lavori che per loro. Le vedo che non muoiono, secondo me. È tutto il mondo a parte, che ne vuoi sapere? Tu pensa, ieri dita. Non l'ho trovata nemmeno minimamente sciupata, un pezzettino. Gina, arrivo Gina. Stava ancora col vestito nero. Mi fa... È il mio ultimo minuto di cordoglio. Vado di là, di messetto. E aspetto, dopo un po' torna, avevo una camicetta rosa a terra e soltanto rimango la gonna, mi fa aspetta un minuto che va torno, eh. A ritorno dopo un po', vedevo la risposta del bottolino trasparente, trasparente. Qui, ma tu sei mai visto una spugliarella? Qui, l'effetto era la stessa cosa. E poi che niente, e poi che ti picci, tu sei un dipendente, eh? Non sono cose che ti riguardano, eh? Ma facevo solo attività informativa. Ah, attività informativa, sì. Sei informato un po' troppo, eh? Avanti, prendi la lottare, su. Piuttosto, hai detto dei 300 milioni? Ah, 300 milioni! No, non è là, mi stavo ascoltando in mezzo, mi stavo ascoltando. E non me l'hai detto, hai già detto, e non me l'hai detto neanche. E 300 milioni di che? 300 milioni, si chiama Felicità Guapicchia. Dico terza l'arma di 50. Spoglio, ma tu, quindi non tu ti devi informare. Quella parte il marito deve rimanere vedova di mezza Napoli per arrivare alla ditta Palombo. Ah, ti senti male, eh? Per piacere. Senti, fa una cosa. Parla col barbista, eh? E dici che hai sbagliato l'epigrafe. Perché hai scritto desolazione con una sola zero. E perché quando ce ne vuoi? Due. Uno per la famiglia per le proprie, e uno per desolazione del proprio. Agli ordini, agli ordini. No, voi avete studeggiato gli abbiamo studeggiato insieme. Avete studeggiato, Agli ordini? Sì, sì. Ma di là vai a prendere altra roba, mamma mia. Le giacche di Don Giacinto Camarota, le discrete sono belle, le bottoni d'autore. Ah, sono fantastiche. Ah, mamma mia. E quella roba sua è... Che ha portato qua? Che ha portato? Ma perché? Che roba qua, questa è roba tutta che mi ha portato donna Graziella, no, guarda qua, sta pure roba per me. Ma a Reggio! Oh, donna Graziella! Oh, Gesù! Mamma mia! E poi pure un tono. Qua abbiamo un bel reparto femminile! Uaa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 
vedete? Ma chi è entrato da casa mia questa? La va che esce? Ma che? Dio, Pentagon! Guardate quanto si... ma casi pilla, questa va a fare la battuta! Ma tu, che, che? Ma che fate voi qua a casa? Ma chi mette tutta a casa di scuola? Uè, uè, me ne sono introdotta! Vi distroduco io, eh? Come siete entrati? Questa è sbagliata! La piazza io questa roba qua che poi quando la piazzate non so più dove piazzare la roba. Ci vediamo dopo. Ma qual è la tua attenzione? Ma che pillo! Liberami! Praticano, veramente. Ma quella desiderata? Chi? Ma batti, dove piace fare sentire fuoco? E che sono conoscenze io? Guardate a questa, quante confidenze, non lo so. Andiamo i miei affari. I miei affari qua. Ehi, Genna! Capito, fate un giro ai negozi, vai. Perché? Dopo questo brutto shock. Perché? Perché secondo me dovete fare un giro ai negozi. Ma quali negozi? Non tengo i negozi, non mi chiamo. Che altro?
Pierosa, Rosa, Pierosa, Rosa, bravo, mi ha dato una bella notizia, un bello mazzi rosa, perdoni, portate le rose, sì, sì. Tutti, questo devo andare a riprendere il mio lavoro con donna Graziella, sistema, sistemami, voglio vivere così. No, ma una bella seduta spedita, col sole in fronte. Pronto, come cosa? Ma è felice canto. Sì, tanto, canto per te. Oggi amo ardentemente quel discendo me ne stendo della mano. Sai perché voglio vivere così? Col sole in fronte. È felice canto. Canto per te. Yeah.
E secoli! Quella è stata un'altra cosa fortuna, ma non è stato ma che c'entra? Ma che ghiaccio? Ma che ghiaccio? Mi credete? Ma lo sapevo! Che volete farlo? Che... Io, in tutta quella messa scena, non ci sono caduta! Eravate lucida? Lucidissima! Ah, voi non credete che ha comprato la localizzazione da tanti che vengono dentro di me e vengono per voi? No! Cazzo! Quindi eravate voi lucida, lucida? Sì! Niente? Niente affatto! E perché? Perché mio marito non voleva un bottone! Cazzo! Un bottino! A può darsi che... E al di là vostro marito si sia... rafforzato! Punto secondo, vostro marito non vi vedeva da tanto tempo, la mamma da lui! Che ci sappiamo noi! Che era isso! Avanti pure! Mi fate dannare. Ma come mi
permettete? Non ve l'ho detto che era tondo quando mi avete fatto la proposta? Io vi ho detto di no! Ah, per vedervi finire nelle mani di una carogna e di una mignatta della porta di donne e Giovacco Farrubo. Se così io mi sfatto, io qua l'aspetto. Non gettatelo di avvertirlo con qualche strillo, se non starò anche nella porta. Correre appresso alle vedove con questi pezzi di macellaio, no? E meno male,
Io non ho capito la vostra età. Pazza, la vostra età! Ehi! Dicevo la nostra età. Ma dicevo la nostra? Ma qui siete un pochino più buoni di me, eh? Comunque ho portato quelle 4.000 lire della roba che ho venduto. Grazie, grazie a sta... Giuro che voi, siete come il diavolo, eh? Io più vi caccio, più tornate. Ma sì! Voi spuntate sotto il pavimento, siete come l'erba cattiva. Giuro, Che in amor, vince chi fugge, ma fra me e lei l'amor dove sta, eh? Vabbè, che c'è, Edoardo? Uno vuole bene mica per contraccambio, uno vuole bene e basta, no? Sì, ma l'amore non contrapposto. È come un carro senza ruote. Contrapposto. Beh, che non ce ne stanno i carri senza ruote. Voi avete perso le ruote da tempo, però. Ma un carro pesante mi è passato sopra. Dovrei dare una svolta alla mia bicicletta. Mettetemi là. Da così. Mi piace quando strada a voi, eh? Sì. Infilate piano, per favore. Dovrei pensare al mio futuro. Ma quale futuro? Non lo so. Una prova. Ma che? Una prova. E se volete scendere che il pizzicante lo fa all'anno, una prova ve la compro io. La prova dei figli, non rimane. Ecco, ecco, ma pensate ad adottare un figlio, eh? Eh no! Come no? E se poi crescendo non viene simile a voi? E meno male, però. Ma che? Andati in sta casa. Che? Siamo chi? Bingo! E questo Natale! Questo pagliarulo! Ah! La pagliarulo da Sorrentino! Sì! Datemi la chiave! La chiave! La chiave? L'ha presa da un albergo, innamorato di questa Sorrentino! Oh, va bene, allora un momento che risolvo la situazione. Intanto vi dicevo, quando è che si conosceranno la vedova Sorrentino e la vedova Pagliarulo? Guardate! Se non avete finito di rompere tutti i bicchieri, per favore, là c'è un po' di liquore, bevete, bevete, fate conoscenza. Mamma mia, questo è proprio vivo, la ricavincia, la sorrentina e la Pagliarulo là dentro. Guardate, fate il resto vestito. Io non ci posso andare a Carmelo, quello mi ha conciato in questa maniera. No, 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 fate una cosa, dove sta? Andateci voi, andateci voi. Vabbè, andateci voi, Fate andare là. Ci vado subito. Grazie per voi, sì. No, no, che schifo. Che armato. Ma io non ce la faccio più, giuro, non ce la faccio più. Oddio, che stanchezza. Fai un mi ritiro. E tengono su, grazie alla mia, solo tu mi puoi comprendere. Ho peschettato tuo marito, Thank you.
dicevo, secondo me... Voglio che farlo vedere a voi. Che cosa? Guardo. Sì? Non è un passo. Ma non, no! Scusate, non si può, è andata vuota. Ma ragazzi, torna a ripeterti che io prima vi dovevo rispettare perché eravate la vedova, la moglie Cannarola, adesso perché siete la vedova Cannarola, è così, io vi devo imporre questa finezza della vedovanza, non mi posso fare questo passo per gli ottimi motivi che io non ho appena detto. Non si può, non si può. Chi? No, ma l'avete aspettato ieri! Ma l'avete aspettato oggi! Ah, sì? Sì. Ok. Io lo farei. Ma non posso! Ho passo per i ovvi motivi. No, non si può, non si può. Qua mi sgarro la ditta crolla. Io già vi ho detto, io vedo che non ne fornisco a nessuno. La mia è una prestata ditta, su. Facciamo così. Adesso vi accompagno di là. Fate una leggera cena, parleremo nostalgicamente del caro Fudonza Cintramarola e pianteremo l'alberello della gioia e della speranza futura e vedrete che voi un giorno avrete dicendo ehi, sono la vedova Cammarota, così come si dice sono Miss Europa. Che ha fatto? Tu sei pazzo? Io? La fedeltà? Un'idea ce l'avrei. La fronteggeremo con una seduta alla settimana. Perché credi che sono delle tue stupidi clienti? Shhh! Ci senta la sorella Valerone. No, facciamo così anche due volte a settimana. Per voi, donna Graziella, due belle sedute spiritiche. Non è una questione di qualità. Ah, beh, guardate, la qualità non potete proprio discutere, non per niente vanno vantandosi tutte le novelle, Ma io voglio l'esclusiva. Non la potete avere, per le altre ragioni che vi ho detto. Io non mi sposto, non mi sposto, non voglio mettere la dice. Che c'è? Quanto sei bambino? A me, perché? A me, grazie. Lasciati, non vedo che ma perché un destino? No! Adovas! Vieni qua che ti smuovi! Vieni! No! Grazie, dammi la tua bacia! Dammi la tua bacia! Attenti, poi mi arrivo, di quando va? No! Ah, hai cambiato tutto? Sì, ma io non mi posso sposare per le note ragioni che vedete. No, io ti vedo che non ne fornisca nessuno. Esatto? Non posso, perché la mia è una pregiata ditta. Io rilevo le vedove, non le fornisco. La tua ditta la puoi gestire da qualcun altro, la vendi, la sfrutti in qualche altro modo. E bisognerebbe inventare un altro Edoardo Palomo, non esiste proprio. Ci riguarda come? Perché? Voi rifletterete e
gli daremo una risposta a quella femmina. È femmina, eh? Sì, ma sono qua tra quelli di riguardo, quindi per piacere, ognuno sia al posto proprio, eh? Che vi interessa voi? Avete fatto male! Ah sì, e perché? Ci riguarda e come? È perché tu l'hai preso, tu l'hai preso! Non ci sbagliamo. Vado a fare il giro nei nostri negozi, caro Razzella, tu, eh? Vado in metà posto di a te. Ricordate di passare in farmacia? A fare che? A comprare medicine. Ah, le medicine, è vero, amore, scusami. Ah, mamma. A te poi ti sistemo quando torno, eh? Vero, cupiello. Fate come credete, ognuno si fatti suoi. Beh, anche io abbia avuto due mariti, non lo so se li conoscerò. Ma... la verità, ma non lo so, chi dice di credervi? Avete fatto molto sforzo? No, per carità, quello è controproducente. Motivo personale della campata. Sì, la campata va bene, ma riconsiderate come faccio una mescita di sentimenti di fusione? Donna Graziella, mi mettete a parlare con me di sentimenti. Donna Graziella, il mio cuore è un papà. Voi non lo sapete, io non posso vedere la luna sul Vesuvio senza rumore. E poi sapessi a quanta gente vorrei dire, voi sono soli per l'eternità. E perché non lo dite? E come faccio? Ricordate in che condizione stavo quando Don Edoardo mi ha dato pane e lavoro. Come si dice, a cavallo nato? Già, Edoardo è come voi, dei buoni sentimenti. Ma come? Torniamo da viaggio di nozze e non mi accompagna nemmeno in casa. Se n'è andato e chi l'ha visto non si è visto. È vero, non l'ha fatto. Fatelo voi, allora. Ah, sì. Leggero e volubile di un battito d'ali di colibrì. E non lo dico io, lo dice quell'amico mio, Vescu. Voi la dovete finire, avete capito, sì o no? Voi mi state dannando, mi state dannando l'anima. Oh, e io non vi sopporto più. Voi avete fatto qui dal principio alla fine. E se io vi dico che siete tutta un'altra persona rispetto a Don Edoardo di un mese, fammi da credere. Voi siete ridotto uno straccio. Ma quale straccio? Voi la dovete finire, voi parlate così. Perché guardate, tutte le medicine che mi ha fatto, la grazia mia, mi ha dato, mi ha dato, sono vitamina A, vitamina B, vitamina C. Sì, tutto va qua bene. Testosterone. 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 Voi non sapete che è testosterone? No. Spero. Forza dell'uomo. Ah! Quando viene a mancare, il farmacista ce ne dà di suo. Oh, Gesù, e quello rimane senza lui poi. Ma voi dove è? Ma voi che sta cosa è poco? Che ci dovete fare? Senti, basta! Voi se non ha finito tutti e due di sparlottare e viaggio di nozze e non viaggio di nozze e lo portiamo di qua, lo portiamo di là, basta, voi non mi dovete impizzare degli affari miei, ma io tanto proprio te la sa cavare da solo. Che è successo? Una concetta. Ma che è successo? Ma dove sei? È normale che un uomo... Che guarduccio, nonno. È una cosa indecente, niente appositivo, niente annato, niente annato.
te. Ma che? Non ero di posto. Senza pensare niente, bravo. Ma io mi dicevo, no, ma lasciate. Ma io mi dicevo, ma come? E Carduccio, tu lo volevi, Graziella? Ce l'hai lì adesso. Prendi spazio da donna, vola! A terra, fai qualcosa! E invece? Niente! Niente, madonna! Mi saliva dentro una... Mi calava un velo nero! Tanto che arrivavo quasi a urlargli, grazie! Spostato dal cancire! E come fa correre il dietro dell'albergo? No, no, anche che ero ingento, Sono andato in farmacia. E non capi farmacia. Ho detto farmacista, mi farmaci lei. Mi dia un balsamo, mi dia una crema, mi dia un, che ne so, un peperoncino. Anche! Quello sai che mi ha detto? Scusate. Datemi voi a me qualcosa per non ridervi in faccia. Perché mi ha detto, guardate, ho vostra moglie sbagliato marito. O voi avete sbagliato moglie. Ha detto, tutto ha detto, voi avete qualcosa che è femminato a me. Oh, ma chi è questo qua? Siamo arrivati alle mani, botte, parapiglie. Ferma a scuola, venire. A me! È femminato a voi. Parla tu, ma... Vabbè, non mi ha fatto una seduta di spirito per tanti anni, incapabili. Quante me sono passate sotto le mani, incapabili. Sono un uomo finito. Don Edoardo finirà nella tomba. Don Edoardo. A tombola finisco. Don Edoardo. Ah, ci capiti io cosa avete fatto? Arrivato scienziato, psicologo, capisci tutto quanto. Lasciate stare. Pisi, è psicologo. Ma ragazzi, non mi mettete voi col pisi, però. Basta questo pisi che sennò ci do qua. Tengo un pisi, io, però. Basta. Tengo una crisi. Non è buono. Mi state tracellando i viti, però. Non è buono. Ho capito. Ma sono molto contenti che portare tutto qua. Piano piano, levate bene, levate la gonnellina nera.
che funziona. Ti levate cosa nera, sì, e passa tutto, una terapia adulto, tra l'altro. Eh sì, ma tu puoi disegnare, sì, no? Quello ritorna ad essere il bel mascolamento. Ma perché tu mascolano? Ma senti, facciamo così. Sì, sì. Facciamo così, ma quando torna la doglia, e quella così vedova, si risvedova e io poi... Brr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 
Perché siamo venuti a fare così? Lo sapete, ma che faccio? Non lo so che fa. Ma sapete, ma che fa? Partiamo, che facciamo? Amarota,
Bene, bene, se non mi vedo, se non mi vedo. Ha tenuto la sciocquata e sperare. Quello mi ha mandato a poggiare l'altro. E chi? Grazie. Quello pensavo. Non perché te lo fai, perché ci devi mettere un altro? Va bene così. Sai dove sono andato a finire i miei problemi? E te lo rispettavi? A casa che non ho trovato lì. Ah, ma te lo sapete? Non so niente, di là ci vengono lo scuro di tutto. Ah, ma una cosa solo mi hanno chiesto al corpo. Voi parlate. Non lo sapete come siete morto. Prendimi qualche indizio, ditemi qualcosa. E che c'entro io? Io di che cosa fatto? Senti quando Graziella che ti dà. Aiuto! Fare tua! Perché? Ma poi ci sta lasciando! Che cosa fatto? Avete nessuno di me? Sì. No, ma che volete la mia? È stata la mano del vostro signore, fatti la ragione. Ditemi voi, voi sapete tutto. Non andate niente, giuro, non so niente. Lasciatemi in pace, vi prego. Guardate, volete qualche sospetto. Ditemi la verità. Grazie a voi. Chi difende? Scusate. Ma chissà. Non saprei. Chiunque sia quell'uomo non vorrei essere nei suoi panni. Forse, perché? Parlate, voi sapete qualcosa. Parlate! State zitto, parla! Voi sapete qualcosa, state tranquilli, Giacinto, corri, sta lato sulla finestra, corri! Ma quale don Giacinto? Don Giacinto è morto, ma che sta... Ma quale morto? Stava lì sulla finestra, ha confermato. È stata per Graziella, è stata, sì. Sì, e qua dove? È stata lei ad ammazzare, qua dove? Che diavolo di donna che è? Ma che vivere che... Che faccia di... Che faccio che te ne faccio? No, che faccio io? Che faccio? Ah, voi, ma voi come sposate più? Cioè, non è il matrimonio, che fa? No, io la nulla me ne scappo dalla data, quella mi vuole fare fuori a me. Quella è una vedova allegra. Quindi annullate il matrimonio. Annulli il matrimonio, non capisci che tanto, ma mi fa fuori per me. No. Don Edoardo. A voi la sorte mi facilita. Tu sei una manca. Parla. E poi parla. Ancora la sorte di facilità. Ma sapete perché? Allora, voi la vostra fortuna si chiama Cupiello. Ma fa un po' questo coso. Chi non c'entra Cupiello, quell'altro pure. C'entra, come c'entra? La c'entra di pieno. Di che sei deciso? E adesso quando siete andati a prendere le medicine? Sì, quello è là. E sta se facendo? No, Cupiello. Le medicine sono passate. Cupiello. Noi ci abbiamo pure le medicine. Perché vicino? Cupiello ha fatto la gioppa, si è caricata Graziella e se ne sono andati. Che sa la testa, Piano. Ha fatto una seduta spiritica con me, di... Come si suol dire?
sempre, e non lo dico io, lo dice sempre mio amico mio.